questa sessione tecnica che è dedicata a quelli che sono gli scenari internazionali. Okay. Scenari internazionali, io di mestiere faccio previsioni sostanzialmente, ma secondo me il primo messaggio da dare non servono previsioni, basta osservare quello che è il fatturato delle imprese italiane per destinazione. Se noi confrontiamo, ecco, l'andamento del fatturato interno con l'andamento del fatturato estero negli ultimi 5 anni, capiamo che l'internazionalizzazione è stata fino ad oggi la chiave per il successo. Fra un'impresa che esportava e un'impresa che non esportava, vedete, il differenziale in termini di crescita è di quasi 40 punti. Quindi da un lato esportare ci dà un premio di crescita, ma l'altro messaggio che vi voglio dare è che non solo chi in Italia esporta sta meglio di chi in Italia non esporta, ma l'Italia che esporta ha successo sui mercati internazionali. Questi sono dati fino a novembre del 2016 e ci fanno vedere come nella generalità dei mercati, cioè dall'Asia all'America Latina, la performance italiana è stata migliore di quelli che sono i totali esportatori, cioè di quelli che sono i concorrenti internazionali. Il 2016, che è stato un anno non particolarmente favorevole per il commercio internazionale, è stato invece un anno record per l'export italiano, perché le imprese italiane sono cresciute più di quanto crescevano i loro mercati di riferimento. Vedete, sui primi 20 mercati, in 13 mercati l'Italia ha guadagnato quota. Ora, certo, lo scenario per il 2017 gli anni a venire non è così cupo da addirittura crollare, ma ha con sé rischi ed opportunità. Io ho solo 10 minuti, quindi provo a darvi qualche flash. Dal lato delle condizioni favorevoli esiste certamente una ripresa americana solida, un cambio dell'euro particolarmente favorevole, e negli ultimi mesi, sopra le aspettative, c'è una ripresa dei mercati europei, che sono il 50% dei mercati dell'export italiano. Fra le condizioni, diciamo, più di rischio c'è sicuramente il tema del rischio geopolitico, inteso in senso ampio, terrorismo, guerre, ma anche cicli elettorali a venire che possono condizionare lo scenario. C'è un tema emergenti, perché quando il rischio medio dei mercati sale, i primi a soffrire sono i mercati fragili, e c'è un tema protezionismo, leggete nelle ultime settimane come il tema della chiusura dei mercati è un tema di sempre maggiore attualità. Su questo io faccio un focus e vi dico che nel nostro scenario centrale non c'è una guerra commerciale in senso stretto. Certamente c'è un progressivo aumento di quelle che sono le barriere artificiali agli scambi, ma che è qualcosa che è iniziato ben prima delle elezioni di Trump ed è un tema piuttosto diffuso. Vedete, dalla crisi l'istogramma arancione vi dice che sono salite quelle frizioni, quegli ostacoli ad esportare nei mercati internazionali. Questo non vuol dire che i mercati internazionali offrono meno opportunità, ci dice solo che è più complesso raggiungerli e raggiungerli con efficacia. Dall'altro lato, secondo noi non c'è una guerra commerciale, perché vedete quanto contano le multinazionali americane sull'import americano, quindi il 52% dell'export del Canada degli Stati Uniti non è canadese in senso stretto, ma sono multinazionali americane che riesportano in America. Il
37% per, diciamo, per il Regno Unito, il 23% di quei flussi messicani che, diciamo, sono spesso criticati in ambito elettorale. Quindi non ci sono le condizioni economiche per una guerra commerciale vera e propria. Per questo la nostra mappa dei mercati internazionali, cioè quali saranno i mercati più attrattivi nel prossimo biennio, continuano a vedere fra i maturi gli Stati Uniti come motore della crescita delle opportunità per le imprese italiane, vedono una risalita della Germania, che è un po' il tradizionale partner di riferimento all'interno dell'Europa, e vedono anche una accelerazione di quegli emergenti più solidi. Vedete, l'India è in testa alla classifica, la Cina rientra fra i mercati a maggior crescita, e poi ci sono i cosiddetti nuovi BRICS, cioè dal Vietnam all'Indonesia all'Arabia Saudita, quei mercati che più recentemente stanno offrendo grandi opportunità alle imprese italiane. Poi non è solo un tema di crescita, secondo me, perché se sulla crescita ci possiamo sbagliare, cioè se sulla crescita il lato, diciamo, negativo della bilancia può modificare i tassi di variazione attesa dell'import, ci sono degli aspetti che le imprese possono gestire in termini di strategia. La prima è quella dei canali, per esempio. Vedete, andiamo in un mondo dove il commercio online ha un peso sempre più rilevante. Le stime ci dicono che il 10% degli scambi mondiali oggi avviene tecnicamente attraverso e-commerce. Ci sono mercati come la Cina, come gli Stati Uniti, che hanno nell'e-commerce un vero e proprio canale di acquisto anche in ambito di internazionalizzazione. E poi c'è un tema demografico che, se volete, supporta il tema e-commerce. Ormai la maggior parte dei mercati di riferimento dell'Italia, più del 50% della popolazione è fatto dai cosiddetti millennials e dalla generazione X, diciamo, quelli sotto i 50 anni. Stiamo parlando di generazioni che guarderanno sempre più ai canali digitali per, come dire, costruire le loro scelte e per effettuare i loro acquisti. E poi c'è un tema di potenziale inesplorato, quindi non è solo un tema di crescita, non è solo un tema di canali, è anche un tema che dentro un mercato ci sono tanti mercati. Qui vedete, si vede in piccolo, ma ci sono gli esempi di Stati Uniti e Cina. Vedete come gran parte dell'export italiano negli Stati Uniti si concentra nella costa est, mentre si lasciano inesplorati dei territori che sono comunque ricettivi alla domanda italiana, così come in Cina grossa parte si ferma nella zona di Shanghai e Pechino e non va ancora verso l'interno, dove c'è comunque, dove è espressa una domanda di Made in Italy. Il territorio che ci ospita, secondo me, può essere protagonista, un po' perché, come si diceva prima, il territorio di Aretino è, come dire, in termini relativi avanti nei suoi percorsi di internazionalizzazione, cioè il 32% di export su produzione è un dato alto, vuol dire che c'è una forte vocazione ai mercati internazionali. È un territorio in crescita, di grosso è condizionato dalla dinamica dell'oro, ma ci sono anche altri settori, dal sistema moda all'agroalimentare, che stanno venendo fuori, spesso, diciamo, alleati al meccanismo del turismo, al meccanismo dei servizi, ma stanno, nel senso, uscendo e stanno scoprendo una loro dimensione internazionale. Quanto vale una strategia internazionale ben fatta? Beh, prendendo, diciamo, il comparto oro, che è il comparto principe, vale tanto. Noi, facendo una simulazione, quindi andando a immaginare cosa sarebbe l'export di Aresso se fosse in grado di cogliere tutti i mercati più dinamici, meglio, i primi 10 mercati più dinamici, quindi banalmente meno Russia e più Stati Uniti nei prossimi anni, avremo una crescita del 24%, avremo una crescita di mezzo miliardo di export in più. Poi, è stato ricordato, la crescita non è tutto,
bisogna di volta in volta trovare quelle variabili strategiche per la propria impresa. Quindi da un lato c'è la mappa dei mercati, la mappa della crescita, dall'altro ci sono quelle condizioni abilitanti, dalla logistica ai dazi alla distribuzione, che possono trasformare le opportunità in successo. Io per questo ho concluso che il successo